in due bicicletta a San Giovanni, qui in bicicletta, a fatto la via Maier, via Maier, Thank you.
Allora, diciamo che siamo. Andiamo! Andate! Sicuramente saranno fatte in due fasi, prima i 10 km, dopo 2-3 minuti i 5 km. D'accordo? Una cosa che vi raccomando, di rispettare il codice stradale, pur essendo tutto segnalato e avere il personale, bisogna rispettare il codice stradale, d'accordo? Quindi chi si è già iscritto può portarsi al centro del campo sportivo. Thank you.
Allora, ricordo che i percorsi sono effettuati in due modi, uno da 5 km e uno da 10 km. Il percorso è tutto segnalato, ci saranno le scarpe, però raccomando sempre di tenere la destra, di rispettare il codice stradale, ok? Ah, ora che ci saranno dei premi alla fine, quindi bisogna sempre tenere la pettorina. Alla fine ci sarà anche la salamella. Per il ritiro dalla salamella va consegnato il numero. Va consegnato il numero. Per il ritiro dalla salamella devi tenere e consegnare il numero del pettorale. Ogni chilometro, ristoro al 4 chilometro circa, percorsi misti, ristoro al termine della gara, verrà consegnato il pettorale, cesti i primi 3 classificati maschili, femminili, primo e prima non attese, primo e mediano. Carota tecnica per i primi 3 classificati delle elementari mini, di donate cipine oppure 70 o e per un percorso di 5 km. L'organizzazione ringrazia l'amministrazione comunale, l'assicurazione generale Italia, l'FC Calcio, la protezione civile, i volontari. Era sul percorso della preparazione. Rammento che alla partenza davanti quindi per 10 chilometri ci sarà il signor Andrea con la bici tecnica assistita, quindi è la prepista. Carissimi concorrenti, sono lieto di annunciare fra 5 minuti la partenza della 33esima edizione Stralunà. Quindi, fra 5 minuti, i partecipanti ai 10 km saranno portati sotto al pallone. Lo dedico a mia madre. Ciao, mia madre. Dopo mi fichiato io parto. Primo piano. Addirittura, vabbè. I capelli meritano primo piano. Ma non gli chiede la tanta troppo.